La Commissione Sanità del Comune di Teramo, organizzata per avere maggiori informazioni sulle criticità riscontrate dal gruppo di lavoro incaricato di valutare la fattibilità del progetto per la costruzione del nuovo ospedale di secondo livello nel sito di Villa Mosca, ha riaperto non poche polemiche tra maggioranza e opposizione. La politica deve scegliere, assumendosi la responsabilità, chiamando i tecnici poi a trovare soluzioni su quelle decisioni politiche, perché altrimenti qui sembra proprio che ci sia ancora e persista la volontà di trasferire l'ospedale a Pianodaccio. E questo oggi appare perché noi abbiamo passato 2 ore a rileggere quelle stesse criticità. E la mia domanda è stata semplice, posta in commissione al tecnico del comune, all'ingegner Cimini, all'architetto Cimini. Le criticità presentate sono insormontabili oppure no? Io mi sarei aspettata una risposta a questa semplice domanda. Ancora oggi il sindaco e la sua maggioranza non decidono e perdono soltanto tempo e avevano l'idea di programmare alcune commissioni per discutere su cosa? Sulla rilettura delle stesse criticità. Mi sembra veramente una barzelletta. Di diverso avviso il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, che ha ribadito che il Consiglio Comunale si è già espresso sul sito che resta Villa Mosca. Le criticità ci sono, ma possono essere superate. Ora dipende tutto dalla Regione Abruzzo. Guardi, ci sono delle criticità che sono superabili e su cui va misurata ovviamente da parte dei tecnici della Regione che dovranno lavorare per superarle. Gli aspetti che devono essere affrontati e valutati. Penso in particolare al tema della Pineta, quindi il dialogo con la sovrintendenza che da parte della regione va attivato immediatamente. E poi ci sono alcune criticità con cui si deve convivere, cioè non sono superabili, cioè il fatto che si realizza un intervento su un'area dove c'è una continuità sanitaria, quindi un ospedale esistente, quella è una criticità con cui occorre convivere nel modo migliore possibile, nel tempo più breve possibile, perché parliamo di un cantiere che durerà, se tutto andrà bene, dai 7 agli 8 anni. Insomma, quindi dobbiamo dare indicazioni, come abbiamo già fatto a chi dovrà redigere il progetto, di fare in modo che sia un progetto, e spetta alla Regione fare questo, che sia un progetto che garantisca appunto la continuità sanitaria e l'ospedale di secondo livello a Teramo, a Villa Mosca.